Pace e bene a tutti, bentornati al nostro appuntamento con la Santità. Oggi, 20 giugno, ricordiamo San Giovanni da Matera. Ascoltiamo. Intorno al 1070 a Matera nasce Giovanni. La sua famiglia, nobile, è ricca. Sin da giovane viveva con spirito di pietà e, spogliato dei suoi abiti come San Francesco per indossare un saio, abbandonata la casa di origine, si trasferisce a Taranto presso i monaci basiliani dell'isola di San Pietro, dove ha in custodia le pecore. Stremato da questo lavoro, sentì una voce interna che lo rianimò: Dio è con te. Seguì una vita di mortificazione e solitudine, prima in Calabria, poi in Sicilia come penitente. Ritornato in Puglia, continuò a girare nei vari paesi predicando ed invitando alla preghiera. Per alcune calunnie finì in prigione, ma, miracolosamente liberato, decise di recarsi a Bagnoli, in Irpinia, dove incontrò San Guglielmo da Vercelli, che con alcuni discepoli conduceva vita eremitica. Una ennesima visione indicò quali strade intraprendere ad entrambi. Guglielmo avrebbe fondato il monastero e santuario a Montevergine. Giovanni avrebbe continuato in Puglia. Con il desiderio di andare in Palestina, si fermò a Bari, dove erano appena arrivate le reliquie di San Nicola e dove si celebrava il concilio di Papa Urbano II. Nonostante ciò, però, i disordini morali e politici continuavano a proliferare. Così decise di restare. Riprese le peregrinazioni attirando sempre di più il popolo, ma anche nemici per cui corse il rischio di essere bruciato vivo. Proseguendo per il Gargano, si fermò con sei discepoli nella valle solitaria di Pulsano, vicino al santuario dell'Arcangelo Michele. Qui diede vita ad una nuova comunità monastica detta degli Scalzi. Nel giro di 6 mesi si riempì di 50 monaci. La fama cresceva e con i tanti lasciti che arrivavano riuscì ad aprire un'altra casa a Foggia e poi un monastero in Dalmazia. Dopo 10 anni e la fiducia conquistata di Papa Innocenzo II, il santo abate, fondatore di Santa Maria di Pulsano, muore nel monastero di Foggia il 20 giugno del 1139 e lì sepolto. Poi traslato a Pulsano e poi ancora nel 1830 nella cattedrale a Matera di cui è compatrono. Lì sono custodite le sue reliquie. San Giovanni da Matera è stato un vero e proprio girandolone, così possiamo dirlo. Nel suo eremitare, nel suo ricercare Gesù e la forma di vita a lui consona, ha compiuto tanti tanti passi. Noi lo ricordiamo proprio perché qui vicino c'è Pulsano ed è stato proprio lui che nel 1130 ha fondato proprio nell'abbazia di Pulsano, che è qui nei pressi di San Giovanni e Monte Sant'Angelo, la congregazione degli eremiti pulsanesi. Io vi invito a visitare questo luogo di Pulsano, dove c'è questa splendida abbazia con degli eremi, perché è un luogo di grande, grande spiritualità. E vi invito a non avere mai paura di stare un po' ritirati, stare un po' in silenzio. Loro abbracciarono la regola di San Benedetto, rendendola addirittura ancora più aspra. Ecco, non è che ci è richiesto questo, però il monastero, l'ambiente di ritiro, sicuramente è una provocazione per noi, una provocazione a vedere che cosa nella nostra vita effettivamente non è necessario, ma al quale abbiamo legato il nostro cuore. Per questa liberazione che possiamo fare della nostra vita dalle cose inutili, ci affidiamo proprio all'intercessione di San Giovanni da Matera. San Giovanni prega per noi.